Cari amici cari telespettatori, rieccoci con questo nuovo anno a questo nuovo ciclo delle nostre trasmissioni inerenti l'altra voce. Vogliamo dire a qualche fedele telespettatore, dico fedele per quelli che non perdono una puntata, che la serie precedente non è stata di sei puntate, come era previsto sei trasmissioni, ma eh, siamo fermati a cinque e abbiamo ritenuto così come consiglio di redazione di proseguire con una serie nuova. Questa serie che si intitola Fede e Famiglia o oh, Famiglia e Fede, siamo lì. Questa serie vi viene che già è già iniziato il nuovo anno, per cui avremmo potuto anticiparla. Ma in ogni caso quello che andremo a dire e quello che andremo a ancora a illustrare, certamente non servirà soltanto per il 2001, ma potrà servire perché fa riferimento a tutto quello che è una realtà. È una realtà che gira intorno a certe festività che noi definiamo di carattere familiare. Bene, prima di introdurci nella trasmissione di oggi, in cui parleremo del Capodanno, ripeto, che è già passato, varrà ancora per gli altri Capodanno, e voglio presentarvi i servitori qui presenti in studio. Sulla mia sinistra c'è il pastore Michele Romeo e il pastore Paolo Malerba. Per coloro che per la prima volta... Si fossero sintonizzati su questa emittente, sulla nostra trasmissione, vogliamo dire per dovere, l'altra voce. Perché altra voce? Perché è la voce dei cristiani evangelici, biblici. Questa trasmissione ha un solo scopo: non è un talk show tanto per eh, presentare dei servitori ed essere protagonisti di qualche cosa. E come umili servitori di Dio, vogliamo rendere un servizio, vogliamo dire anche la nostra. Crediamo di avere diritto, di poter esprimere eh, delle realtà che sono anche da confrontare con la realtà biblica, quella della parola di Dio in cui noi crediamo fermamente. Detto questo, passiamo alla prima domanda, alla prima domanda che rivolgo al Pastore Michele Romeo. Vogliamo parlare del capodanno, questa è la prima trasmissione, il capodanno. Abbiamo detto, quindi già è passata quella del 2001, ma vogliamo dire quali sono le ansie e le paure? che puntualmente porta il nuovo anno. Beh, io credo che col passaggio delle feste si riaffacciano le ansie, che sono eh, le ansie della quotidianità. E rapportate a quelle che sono un po' la nostra campagna, il mezzogiorno, credo che per la maggior parte, in tante famiglie, eh, c'è quest'ansia del lavoro. Ecco, questo lavoro che non c'è, Purtroppo anche noi come comunità dobbiamo assistere diciamo, a questa emorragia di credenti, di giovani che sono costretti per motivo di lavoro di lasciare eh, le proprie famiglie, andare al nord in cerca di un lavoro e credo che questa sia un po' la difficoltà. Sociale maggiore che affligge un poco la nostra realtà del sud, per cui le paure, le ansie, la speranza di molti ecco, che possano eh, trovare un lavoro perché sappiamo che il lavoro è necessario è per la dignità, è per il mantenimento della famiglia, insomma per tutti quelli che sono gli impegni sociali. E questo sicuramente è un'ansia che si affaccia o si riaffaccia. Dopo le feste, in ogni famiglia. Un'altra ansia potrebbe essere quella della salute: pensiamo a tanti ammalati, a tanti sofferenti, pensiamo a tanti dipendenti che dipendono da tante cose in cui eh, le famiglie sono purtroppo eh, nel buio, nel dolore, nella sofferenza, e per cui ecco, si rinnovano quelle che sono le lotte della quotidianità per chi ha bisogno di una salute fisica che magari gli sfugge e per chi ha bisogno di altri tipi di guarigione perché eh, chiaramente contro certi mali c'è poca speranza nonostante diciamo, tutte le scoperte che sono quelle che vengono all'ordine del giorno. Poi c'è una preoccupazione forse qui sicuramente di una minoranza, quelli che magari devono guardare al futuro, come investire i loro soldi, come guadagnare di più. Grazie a Dio noi non abbiamo questa preoccupazione, però sicuramente oggi vediamo sempre più persone interessate alla borsa, c'è ormai questo nuovo mercato che eh, fa parte appunto di questo terzo millennio per cui anche i piccoli risparmiatori sono lì fuori alla, alle banche preoccupandosi dei loro titoli. Se Beh, anche questa preoccupazione sicuramente è un'ansia che è passata le feste, avvolge... Hai tanti botte e botte, e eh, vogliamo scherzarci un pochino sopra, ma certamente, ma c'è anche una realtà in fine anno, in genere credo che anche ogni famiglia fa un certo bilancio, non parlo di numeri, un bilancio un poco delle realtà, o meglio degli avvenimenti che hanno interessato quella determinata famiglia e poi le prospettive. Che cosa ne pensi al riguardo? è importante anche questo creano ansietà anche queste cose sicuramente creano ansietà ma diciamo il filone che poi spinge tutte queste preoccupazioni diciamo, del lavoro, della salute oppure della necessità di far produrre meglio i propri, i propri capitali ecco volgono tutti verso una speranza il disoccupato la sua speranza è quella di trovare il lavoro il malato è verso la guarigione quello dei soldi Insomma, per cui questi canali confluiscono verso un'unica parola e un'unica realtà che è la speranza e io credo che qui come credenti diciamo possiamo dare una parola perché dice la parola di Dio che noi i credenti, quelli che vivono la loro fede poggiate sulla parola di Dio diciamo abbiamo nei nostri cuori una speranza che non ci confonde, perché indubbiamente molti che vanno verso questa speranza del lavoro, della salute o dell'aumento del loro capitale, purtroppo quanti saranno delusi. Per cui anche questa speranza non è una speranza certa. Ecco perché ci piace eh, ripetere le parole di un canto che dice speranza non fondo sui beni del mondo. Perché tutte queste cose comunque hanno un loro valore aleatorio, che dura con l'uso, ma la speranza che abbiamo nei nostri cuori e che speriamo, ecco il gioco di parole, anche i nostri telespettatori possano avere al di là di quelle che sono le legittime aspirazioni per il lavoro, per la salute, per altre cose, ma dice San Paolo, abbiamo anche soprattutto speranza per le cose di sopra per le cose che non passano, per le cose eterne. Purtroppo c'è troppa speranza sulle cose che spesso non realizziamo e c'è poca attinenza a quelle cose che veramente possono far del bene alla nostra vita spirituale. Purtroppo Satana, Cesare, si prende molto della nostra vita, comprese le nostre speranze, e lascia poco alle cose di Dio. Gesù invece disse date a Cesare quello che è di Cesare, ma c'è una parte importante nella nostra vita in cui raccomandiamo ai nostri telespettatori, dobbiamo dare a Dio quel che è di Dio. Certamente eh, parliamo di eh, festività familiari, parliamo di comportamenti, parliamo di fede, perché poi alla fine eh, l'interesse a cui siamo chiamati è quello di infondere alla gente, a coloro che vogliono, a coloro che ci ascoltano, di poter avere non quella speranza che dice, in genere si dice, chi di speranza vive e poi continua con disperato muore. Noi non parliamo mai di quel tipo di speranza, quella della speranza degli uomini, degli uomini... In quelli che fanno le promesse, in tutto ciò che si è verificato nel passato, che poi il mondo. Diciamo pure che molte volte cambiano gli orchestrali, però la musica rimane sempre la stessa. Però quello che è bella è che la fede in Cristo non cambia mai, perché Cristo è lo stesso di ieri. Di oggi e di sempre, vero Paolo? E a Paolo vorrei dire, vorremmo continuare questa nostra eh, chiacchierata fraterna, amichevole. E cosa possiamo dire del clima che si instaura eh, nelle famiglie durante il capolanno? Chiaramente stiamo parlando delle famiglie in generale, famiglia come cellula della società, poi vogliamo fare anche una piccola distinzione per quello che riguarda una famiglia che è fondata, crede fermamente nella benedizione di Dio. In linea di massima quella che è l'esperienza che ci dà la vita, purtroppo tutti insieme, sia cristiani e non cristiani, attraversiamo queste esperienze che ogni anno ci raccogliamo in famiglia e soprattutto in una circostanza come il Capodanno certamente si instaura un clima più familiare, più intimo, un clima di unità ma nello stesso tempo anche un clima alle volte che, eh, dal quale traspare un po' di tristezza, perché si guarda indietro e, e si fa un po' veramente il bilancio di quello che è stato il passato e non sempre il passato eh, diciamo, davanti a noi, lascia davanti a noi eh, tutto, tutto bene, tutto rotto. Chiedo scusa Paolo, prego. E I giovani guardano avanti, mm. vero? Sì. Gli anziani guardano indietro. guardano indietro, è così o no? <ride> sì. I giovani guardano avanti, esatto, gli anziani guardano indietro. I giovani guardano avanti con una speranza che eh, ciò che è avanti a loro sia migliore di quello che è stato il passato. E di fatti eh, questa è la speranza, poi, soprattutto del cristiano, abbiamo sentito prima. Ma parliamo del giovane che non è cristiano, parliamo della famiglia non cristiana, vale a dire una famiglia che eh, spera in quelle che sono le proprie possibilità e le proprie forze, spera forse nella fortuna, nella, nel fatto che l'anno eh, successivo possa essere migliore di quello precedente e quindi in un certo senso si fanno discorsi in, tal, in questa maniera. Invece eh, nella famiglia cristiana, oltre a non esserci quel, quel clima di festa, Uguale a quello che c'è in una famiglia che festeggia con la speranza che questo festeggiamento possa essere un buon augurio per l'anno prossimo, c'è invece un desiderio di ringraziare Dio, un desiderio di, di gratitudine nei confronti di Dio perché guarda indietro e guarda qualche cosa di positivo, vale a dire, guarda l'assistenza che ha ricevuto da Dio, guarda l'amore che ha ricevuto, la misericordia. Tutto l'aiuto che c'è stato da parte di Dio e guarda avanti ancora con una maggiore speranza perché in effetti come Dio l'ha aiutato fino a quel momento sa che Dio lo aiuterà anche l'anno prossimo. Quindi il passaggio dell'anno per una famiglia cristiana è un passaggio di gioia, di allegrezza, sia per quanto riguarda ciò che è il passato e sia per quanto è il suo futuro. Perché nel passato c'è stato Dio, al, al presente c'è Dio e nel futuro ci sarà ancora di eh, Bene, io vorrei dire una cosa. Michele, tu ricordi... Secondo me è cambiato qualcosa anche nel modo di festeggiare eh, questa festa di Capodanno, eh, rispetto al passato. Io ricordo, eh, noi veniamo da questo eh, background napoletano, vero? partenopeo, anche tu Paolo, vero? Sì. Potrai ricordare delle cose. Eh, vorrei che ci soffermassimo un pochino. Io ricordo... Eh, che una volta era anche la fest, questa festa era molto più sentita, ma sentita soprattutto con una manifestazione eh, possiamo dire, particolare, non solo a Napoli, sappiamo in diverse parti del mondo, forse più nei paesi eh, però di lingua latina, quel fatto di buttare tutto dai balconi, eh, e di scaraventare il vecchio anno che se ne va, quasi cacciare via, il, eh, tutto questo. Pare che le cose continuano in una certa... Ma almeno a mio parere pare che si sia rallentato questo ritmo, sia cambiato qualcosa. Che ne pensi Michele? Poi voglio sentire anche Paolo. Ma indubbiamente ci eh, fa piacere che sia cambiato questo sistema. Insomma, non troppo civile, quello di, eh, di voler gettare dalle finestre. Insomma, prima era veramente rischioso. Eh, beh, ancora rimane in alcune zone eh, purtroppo. C'è ancora una triste abitudine, forse qui è più un'abitudine ecco, del, della provincia: molte approfittano proprio del Capodanno per sparare colpi di arma da fuoco. E purtroppo eh, sappiamo che tutti questi gesti ecco, che sfrenano in un certo qual modo le persone, per cui anche. Festa, spesso questa parola festa più che festa è un, è un modo in cui per lasciarsi andare. Invece io ricordando quello che erano insomma, le feste, almeno quelle di 30 anni fa, sicuramente ricordo che era più una questione di famiglia, si raccoglievano le famiglie, i vicini, insomma c'era più questo atteggiamento veramente di... Eh, di familiarità, di festività, per cui sappiamo che oggi eh, purtroppo, come tanti valori, si sono perduti. Per cui eh, c'è più una, una sfrenesia. Ecco, che, eh, e chi veramente vuole stare sicuro e eh, tranquillo forse insomma, cerca di, 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 di uscire da questo frastuono più che eh, andare a buttarsi a capofitto. No, purtroppo, questa è la realtà dei nostri giorni insomma c'è questo libertinaggio che eh, folle che va avanti sempre in una maniera più spedita e eh Paolo tu che ne pensi tu vivi, noi viviamo in diverse zone sì, sì, eh, sì. tu che in, no, no, in funzione io, delle tue sì, esperienze sì, sì. è rimasto uguale è cambiato no, qualcosa no, io, eh, ho visto che è cambiato qualcosa eh, rispetto al passato prima vedevo che dai balconi dalle finestre si buttavano tante cose vecchie Oggi, a volte anche, sì, sì, anche cose i vecchi <ride> sì, eh, sì. semplici igienici. Sì, sì. Adesso invece mi rendo conto che è cambiato qualcosa, non è più come prima. Anche, e credo, credo che questo significa che eh, c'è più benessere, c'è meno roba vecchia, c'è più nelle case, grazie a Dio, dei napoletani anche, perché sono napoletano, e quindi adozione per cui... Eh, mi rendo conto e ringrazio Dio che anche nella città di Napoli, oggi come oggi, sono cambiate tante cose, per cui c'è più benessere e quindi meno ehm, roba vecchia nelle case da buttare via. Anche perché credo che eh, quel buttare via la roba vecchia era proprio eh, un augurio per poter comprare la roba nuova, per poterla sostituire da roba nuova. Oggi che grazie a Dio nelle case c'è tanto benessere, vedo che c'è meno roba vecchia che si butta. Eh, anzi, vediamo un fenomeno che secondo me è contrastante, perché allora non c'erano le possibilità, si buttavano per comprare il nuovo. Sì. Oggi ci sono più possibilità. E si cerca di risparmiare certo, o no? Perché la new economy, ormai questi termini, sta indirizzando la gente in maniera diversa. È aumentata una cultura diversa, diciamo. Le persone hanno preso coscienza anche del valore del, 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 di quello che si possiede. Michele, certo credo senso. che sia una buona opportunità per dire anche ai nostri telespettatori come trascorre il, in genere, come si, in molte comunità nostre evangeliche, come trascorriamo il 31 dicembre, cioè la, il passaggio dall'anno vecchio all'anno nuovo. Notoriamente sappiamo che nelle famiglie, questo pare che non sia tramontato, il famoso cenone detto di San Silvestro, ma vogliamo, io credo che sarà anche motivo di curiosità di alcuni telespettatori far capire e dirgli come in genere eh, si trascorre questo tempo in tante comunità evangeliche. Ma almeno per quella che è la nostra esperienza, siamo ormai da consolidata diversi anni, noi eh, l'ultimo giorno dell'anno è un culto di ringraziamento al Signore per l'anno che è trascorso, cerchiamo di eh, focalizzare alcuni momenti diciamo, importanti durante l'anno, alcuni avvenimenti che in una certa maniera ci hanno toccato positivamente o negativamente, ma soprattutto mettendo in risalto quello che... Il punto in cui ci troviamo, siamo arrivati alla fine di un anno e questo è dovuto indubbiamente alla benevola grazia di Dio. Poi, eh, dopo, insomma, facciamo una, una cena comune, generalmente ogni famiglia ecco, porta un po' di cena così insomma eh, si mette tutto insieme certo non tutti partecipano perché la comunità è molto grande poi ci sono quelli che preferiscono farlo in famiglia c'è cioè la libertà, non è che c'è un obbligo, per cui quelle famiglie a cui piace in modo particolare in quella sera stare insieme ai fratelli in fede, così ci riuniamo insieme, ceniamo insieme, poi a mezzanotte, ecco, mentre gli altri cominciano a, a sparare, insomma a fare tutte le i botti, eccetera, eccetera, noi in quel momento ecco, abbiamo un momento di intercessione, di preghiera, preghiamo che nessuno si possa far male, insomma, che il Signore abbia. Pietà anche purtroppo di molti sconsiderati. E poi, insomma, indubbiamente un Brindisi con eh, spumante e panettone, insomma è, di, è quasi di obbligo. Non come una tradizione, ma indubbiamente per, perché anche per noi è un momento di gioia, un momento di festa. E poi dopo continuiamo, almeno fino alle 2-3 del mattino, poi lasciamo la comunità e ce ne andiamo a casa. Quello che posso dire. Che le persone, che sempre capita ogni anno, che vengono dei familiari eh, di nostri credenti non convertiti, insomma, la realtà è che ognuno che viene dice non ho mai passato un capodanno così felice perché c'è un'atmosfera indubbiamente fraterna, gioviale, per cui c'è il ringraziamento a Dio, tutti insomma sono felici e riceviamo le congratulazioni di quelli che sono occasionali frequentatori o visitatori. Paolo, e da te come, ecco, abbiamo sentito Michele, da te come si svolge in genere ogni sì, 31 dicembre? Sì, sì. Beh, soprattutto un momento di riflessione e di preghiera. Prima di stappare anche noi stappiamo lo spumante così per avere la gioia appunto di stare insieme. Ma soprattutto quando siamo in famiglia, prima di questo, nel momento in cui scade quel, diciamo, quel, quel minuto, quel, quel secondo, e incominciamo ad entrare nel nuovo anno, ringraziamo il Dio. È un momento particolare, delicato, ci piace ri riconoscere che veramente Dio ci ha aiutato e che il nostro passaggio è soltanto un qualche cosa che ci avvicina sempre di più all'eternità. Per quanto riguarda poi la comunità, anche laddove dei fratelli si riuniscono insieme ad altre famiglie, alle volte in chiesa, alle volte laddove vi è una casa più grande, si riuniscono e naturalmente i dialoghi, i discorsi sono basati sempre su ciò che è il senso del tempo che passa nell'ambito cristiano, che ha un grande valore il tempo nostro, perché è un tempo nel quale eh, siamo proiettati a servire Dio e quindi alle volte si fanno anche delle considerazioni a tal riguardo e poi si ringrazia Dio e c'è gioia, perché sappiamo che sì, gli anni passano, ma per noi il tempo ci avvicina sempre di più all'eternità. Anche qui ad Aversa, voglio dire, sono mai decenni, che una parte del popolo si raduna, diverse centinaia, noi eh, facciamo questa, non chiamiamo cena di San Silvestro, è un agape, agape per dire una cena d'amore: nel senso però, in questo caso eh, si prepara per tutti, una, mediante una contribuzione di chi ce l'ha, chi non ce l'ha, non pagherà niente. E anche noi aspettiamo il 31, eh, la, la fatica, mezzanotte, mezzanotte e un minuto. Per elevare un ringraziamento al Signore, una preghiera, ma questo mi porta anche a dovervi chiedere qualche cosa, di voler dire qualche cosa. Ecco, tutti hanno eh, una, un quasi eh, un disprezzo per l'anno che va via, pensando che l'anno che segue sicuramente dovrà essere migliore. Ma eh, vorrei rivolgere questa domanda a Michele, al pastore Michele Romeo. Ma, eh, nella tua esperienza degli anni, l'anno che hai lasciato è stato sempre peggiore dell'anno che veniva dopo? La parola di Dio dice che ogni giorno ha il suo affanno, ogni anno sicuramente ha i suoi lati positivi, i suoi lati negativi. Io credo che nel fare il bilancio di un anno che passa sicuramente ci sono più momenti negativi che momenti positivi, però ecco, c'è sempre questa proiezione verso la speranza, questa speranza nuova, e per cui non rimpiangiamo niente del passato e né siamo illusi di un futuro che viene. Come dice un canto, io nulla so del mio domani, so soltanto una cosa, che Gesù mi prenderà e mi porterà con la mano così come ha fatto ieri, per cui la nostra speranza... Di, del domani e la certezza dell'oggi è quello che è stato domani. Il Signore ci ha condotti, ci conduce e ci condurrà fino all'ultimo respiro della nostra vita. Io non ti lascerò. Paolo, come dice il Signore? Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Eh, eh, tu anche che se vuoi tu... darci un tuo pensiero a sì. tal riguardo? Anche se tuo padre c'è una scrittura che dice anche se tuo padre e tua madre ti abbandonassero, io non ti lascerò né ti abbandonerò e poi dice ancora non siate solleciti del domani, del, di cosa alcuna, ma eh, accontentatevi di ciò che avete perché è scritto che Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà, lui ci protegge, lui ci guarda giorno dopo giorno, anno dopo anno e, e grazie a Dio che siamo rimasti eh, in questa realtà meravigliosa di essere figli di Dio per grazia, non per merito. Anzi, Dio vorrebbe che tutti divenissero Suoi figli per mezzo della fede del suo Figlio Gesù Cristo. Perché come figli di Dio veramente possiamo dire che quella gioia, quella felicità che purtroppo manca e che ehm, vuole alle volte ehm, vuole essere trovata nella, fe nella festa, nell'eclatante, nel rumore, eh, nello stordimento, quella gioia, quella felicità invece e dentro il cuore di coloro che sono pienamente consapevoli che Dio è in loro ed è con loro. Questa è la forza che eh, ci porta avanti anno dopo anno e certamente ci fa festeggiare dentro di noi e ci fa ringraziare continuamente Dio degli anni che passano. Certo, è eh, l'anno che viene anche per noi, è un anno nel, nel quale desideriamo e preghiamo che Dio ci benedica ancora di più dell'anno precedente. Ci benedica soprattutto eh, nel senso che ci faccia essere sempre più attivi nel, nel servizio, attivi nell'amore, attivi eh, nel portare eh, questa parola che è la parola di grazia, la parola di vita, l'Evangelo, che significa buona novella a tutti gli uomini. La buona novella è che il regno di Dio è ancora presente sulla terra attraverso la Chiesa di Gesù Cristo, il regno di Dio è ancora presente e si manifesta attraverso la predicazione di, questa, di questo dono meraviglioso che è la vita eterna che Dio vuole dare a tutti gli uomini che credono nel suo Figlio Gesù Cristo. Quindi, in effetti eh, siamo proiettati in avanti, certo si fanno anche un po' dei conti. Io personalmente, credo che tutti i, i fratelli, che tutti i pastori, tutti i servi di Dio, ehm, si pongono la domanda: quanto tempo ho servito di Dio? Quanto frutto ho portato questo anno a Dio? E come frutto? Parliamo eh, di quanto siamo stati attivi, di quanto abbiamo amato gli altri, di quanto li abbiamo potuti aiutare e di quanto abbiamo potuto veramente parlare col cuore agli altri dell'amore di Dio. E naturalmente facendo questo conto, certamente essendo anche noi uomini ed essendo anche noi fallibili, alla fine eh, comprendiamo che avremmo potuto fare di più. Quindi ci protendiamo in avanti per quanto riguarda l'anno 21 pregando Dio di sostenerci ancora di più e di darci maggiore forza, maggiore fede per poter proseguire questo cammino ancora meglio dell'anno precedente. Credo che questo sia il pensiero di tutti i servi ed è anche motivo di preghiera. La preghiera nostra è che l'anno ventuno possa portare. Nella grazia di Dio, nella, nella salvezza, nella vita, nella felicità, nella pace, nella beatitudine, quante più persone possibile. Certo, Chiedo scusa, poi, Paolo. Prego. Io desiderai che tu continuassi ad esprimere ai nostri telespettatori. È vero che questa trasmissione è, è andata in onda dopo l'ultimo capodanno del, del 2000-2001, ma credo che poi parleremo di questo anno 2001 nelle prossime eh, trasmissioni. Noi dal punto di vista spirituale stiamo incoraggiando e la nostra speranza è nel Signore l'ha detto chiaramente. Ma secondo la uh, profezia biblica i tempi ci sarà da preoccuparsi? Sì. Certo, i tempi eh, i segni che Gesù ci ha dato ci dicono che dobbiamo preoccuparci di quello che sta avvenendo, che la venuta di Gesù è sempre più vicina perché il vero credente crede eh, nel ritorno di Gesù, come ha creduto eh, nel, nella prima venuta di Gesù, quale Salvatore, come eh, è avvenuto e eh, le profezie del Vecchio Testamento si sono avverate intorno a quello che eh, doveva accadere ed è accaduto duemila anni fa, ma ci sono altre profezie che dicono che Gesù deve ritornare. Gesù stesso ci ha dato dei segni per avvertirci della vicinanza del suo ritorno e certamente c'è da preoccuparsi, visto quello che succede sotto i nostri occhi in questo mondo, che non durerà molto che Gesù ritornerà. Ringraziamo Paolo. Ebbene, preoccuparsi ma anche confidare in Dio. Vi lasciamo con queste parole, e parole che non sono lanciate così, parole che vengono da una realtà di fede biblica, fede autentica in colui che è l'Eterno, il Signore. Il vero, eh, il vero Dio, dico il vero Dio perché ce ne sono tanti che figurano come deità e non lo sono, perché noi crediamo in un Dio unico e trino, nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Detto questo, vediamo appuntamento per la prossima trasmissione. Parleremo di un'altra festività, parleremo dell'Epifania e detto questo non possiamo fare altro che passare ai saluti. Il pastore Paolo Malerba, il pastore Michele Romeo e Remo Cristallo. Non posso fare a meno di salutarvi con il salutissimo anche nel 2001 e Dio vi benedica.